Al telefono con mister Roberto Taccori, neo mister del Calci, squadra militante nel campionato di prima categoria, girone D. Allora, per il Calci inizio sottotono sul terreno della geotermica, 1-0 per i locali. Come ha visto l'incontro, mister Taccori? Innanzitutto buonasera a tutti. Dunque, per quanto riguarda il discorso dell'inizio, noi non siamo andati molto male, anzi, io ho parlato con i miei giocatori, sono stato contentissimo della prestazione. Sono state alcune cose che hanno portato a questa sconfitta, però il campionato è lungo, quindi solo la prima. Preferivo un altro risultato come premio ai miei ragazzi per, diciamo, l'impegno che hanno messo fino a domenica per la preparazione, tutto quello che è stato, diciamo, il precampionato, però niente, ci rimane di buono, un'ottima prestazione, noi abbiamo giocato bene, abbiamo fatto la partita e veniamo via senza punti, però consapevoli della nostra piccola forza, ecco. Diciamo che siamo una squadra che può solo migliorare. Una buona partita per i tuoi ragazzi, che addirittura ad inizio partita hanno avuto anche l'occasione di passare in vantaggio su calcio di rigore che però non è stato segnato e poi la geotermica è uscita fuori e ha portato a casa i 3 punti. Allora, se ci puoi parlare un po' di questo Calci, squadra molto giovane, squadra completamente rifondata dopo l'uscita di scena del mister precedente, tu arrivi a Calci con un progetto triennale, un progetto che punterà molto sui giovani. Se ci puoi parlare un po' allora di questi ragazzi, tanti, un bel blocco arriva dal Pisa Sporting Club che tu hai guidato per 3 anni, juniores regionale, l'anno scorso anche vincitore del campionato regionale. Insomma, come sta andando con i ragazzi? Ma dunque, allora, sta andando bene, cioè abbiamo formato un gruppo solido, anche se molto giovane, perché sono rimasti solo 4 giocatori della passata stagione e adesso sono tutti nuovi, quindi abbiamo 17 elementi nuovi e tutti giovani, ragazzi intorno ai 20-21 anni. Siamo contenti della rosa che abbiamo creato, la società mi aveva chiesto questo, vogliono, diciamo, imbastire un discorso di 3 anni per poter arrivare poi magari a provare anche a fare il saltino di categoria. Con i giovani che abbiamo portato a Calci penso che sia possibile. Chiaramente c'è bisogno di fargli imparare a conoscere la categoria, c'è bisogno di farli crescere e i ragazzi, diciamo, fra virgolette, vecchi che sono rimasti e che abbiamo preso per affrontare questo campionato mi sembrano le persone giuste, proprio adatte per far crescere questi giovani. Stiamo lavorando bene. Come Sì. hai poc'anzi accennato, io vorrei dibattere un po' proprio sui giovani, perché i giovani sì, sono croce e delizia, insomma, di questo Calci targato 2010-2011, squadra giovane, ma che necessariamente dovrà pagare dazio anche nello scontro con la categoria. Allora, diciamo, l'obiettivo della società della Val Graziosa per quest'anno cos'è? Una promozione e una salvezza tranquilla, magari raggiunta anzitempo? Sì, ecco, l'obiettivo è questo, di riuscire a salvarci il prima possibile e fare un campionato di transizione abbastanza tranquillo. Ecco. L'importante è che ci lasciano la possibilità di lavorare, non sto parlando della società, ma chi, diciamo, è intorno a noi, perché voglio fare un appunto secondo me grave, perché alla prima di campionato mi sono ritrovato con 3 ragazzi all'ospedale. E si parla tanto di settori giovanili, di rinverdire le rose, di cercare di lanciare i giovani, poi però non siamo tutelati in nessuna maniera da chi dirige e dovrebbe far rispettare l'ordine in campo. Questo mi dispiace perché alla prima di campionato ritrovarsi con 3 ragazzi all'ospedale, insomma, è un po' brutta la cosa, ecco. Beh, allora diciamo che lo scontro con la categoria sicuramente i ragazzi l'hanno avuto e forse ne hanno avuto anche troppo. Però io ti girare l'ultima domanda per te. Ti vorrei chiedere, anche se tu sei nuovo della categoria, ti chiedo quali secondo te possono essere le formazioni che si giocheranno fino in fondo per la vittoria finale e per il passaggio di categoria in promozione? Ma stando un po' così a sentire gli addetti ai lavori, una ad esempio dovrebbe essere la geotermica, quella che ci abbiamo giocato noi domenica, e sinceramente però non è che mi abbia impressionato più di tanto, perché
ripeto, se quando siamo venuti via ci avessero detto di dividerci un punto per uno, non ci sarei stato. Poi parlo del portapiaggio che ho visto ieri sera abbiamo giocato in Coppa, e il portapiaggio sicuramente ha fatto una buona squadra, il Castiglioncello è una buona squadra, il Cenaia credo che sia quella che forse avrà qualcosa in più di tutte, e poi penso anche il Capanno, le Capanne, che siano formazioni diciamo pronte perlomeno per arrivare ai playoff e giocarsi magari il passaggio nella categoria superiore. Il Cenaia diciamo che lo vedo un passettino avanti a tutti, perché ha dei giocatori di qualità e che hanno i numeri per queste categorie, vedi Barbanti, Telloli, insomma sono nomi che in categoria fanno la differenza. È vero, anch'io concordo con il Cenaia, che ricordiamo essere retrocesso l'anno scorso, proprio all'ultimissima giornata dalla promozione. Va bene, allora ti giro ancora un'ultimissima domanda, perché domenica prossima, visto che hai accennato alla gara di Coppa contro il Portapiagge, il Calci si troverà a giocare in casa, la prima partita interna, contro il Portapiagge, che viene data un po' da tutti come formazione pronta al salto di categoria fin da quest'anno. Sì, penso di sì, io conosco molti ragazzi che giocano nel Portapiagge, l'allenatore non lo conosco, l'ho conosciuto ieri sera per la prima volta, però so che è una persona che lavora bene, che ha fatto bene in questi anni, e niente, cioè hanno tutte le prospettive per poter far bene, la società è forte, ogni anno diventa sempre più forte, niente, penso che per noi domenica sarà molto dura, vedremo cara la pelle, però insomma vedo che Portapiagge è una squadra tosta, ecco, ripeto, conosco diversi giocatori, conosco l'ambiente, quindi so che sarà, in fondo sarà una di quelle che si lotterà al campionato. Va benissimo così, allora ringraziamo Roberto Taccori, mister del Calci, ti facciamo l'in bocca al lupo per questa stagione e alla prossima volta. Va bene, grazie a voi, buonasera a tutti. Ciao, grazie mille ancora.